Mi chiamo Pietro Fragasso, io sono di Cerignola, in provincia di Foggia. Faccio il cooperatore sociale. Il mio motto è: alla lunga la vita senza utopia diventa irrespirabile. Pietro, allora siamo in Puglia, terra sicuramente dove ancora si può vivere fortunatamente di agricoltura, ma dove in particolare qui nel Foggiano, Cerignola, purtroppo, o io direi fortunatamente, dipende dai punti di vista, si vive e ci si impegna sul fronte dell'antimafia e quindi anche di tutto quello che può significare rispetto a un'azione educativa sul territorio. E quindi cosa puoi dirmi in tal senso? Siamo in un contesto che probabilmente di questi concetti ci vive, ha riflettuto, ha meditato e quindi si impegna. Sì, questo è un territorio fondato sulla relazione con la terra. La mia città è una città che vive di agricoltura, ma l'agricoltura è sicuramente una risorsa, ma molto spesso è anche un problema per tutte le vicende collegate a situazioni di sfruttamento, una filiera agricola, a situazioni che portano oggi a filiere che quasi sempre prevedono lo sfruttamento delle persone, in particolare di persone migranti, ma non solo. E quindi questa è una terra che ha a che fare con l'agricoltura perché in questa terra sono nate le prime rivolte bracciantili con Giuseppe Di Vittorio, con una lotta per la consapevolezza di quello che erano i diritti fondamentali dei lavoratori. Ed è bellissimo per me inquadrare la mia terra con queste caratteristiche. Questa è una terra di sangue che ribolle. Non è una terra di criminalità, è una terra dove la criminalità è arrivata dopo, molto dopo, ed è arrivata con caratteristiche chiare e definite. E negli anni 80 e 90 ha generato elementi di egemonia culturale, arrivando a permeare il tessuto, rendendosi normale, che poi è la perfetta strategia delle mafie. Quando le mafie si normalizzano e diventano accettabili e accettate, hanno compiuto la loro operazione migliore. Dicevi giustamente che questa è terra in cui si parla di antimafia da qualche tempo e noi siamo una delle realtà che appartiene a questo, no? Che si definisce all'interno di questo termine, o meglio, lo connota in maniera specifica, antimafia sociale, laddove ognuno di noi deve essere orientato a fare la propria parte. Dagli anni 90 in poi è nato questo movimento che ha sentito forte l'esigenza di non lasciare soli chi si occupa di antimafia per la mestiere, no? La magistratura, le forze dell'ordine che svolgono un lavoro straordinario anche in questo territorio. Ma è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte, perché non è possibile delegare questo tipo di impegno, soprattutto ora che viviamo in una situazione così complessa dove le mafie veramente ci circondano e ci attanagliano sotto tutti i punti di vista. Dicevi, gli anni 90 sono gli anni delle stragi, sono gli anni in cui attraverso quello che è stato l'intervento selvaggio delle mafie si sono scosse le coscienze e quindi nasce Libera, nascono dei movimenti di antimafia sociale e quindi nasce anche una cultura della legalità, dell'educazione alla legalità. Certo, è importante dire che gli anni 90 per questa città hanno rappresentato anche un momento di svolta importante. Gli anni 92-93 sono gli anni di un'operazione fondativa di quello che è un concetto di antimafia chiara, istituzionale sul territorio. Sono gli anni del processo Cartagine, gli anni che hanno portato alla sbarra i clan di questa città che governavano e governano ancora questa città. Quindi, sicuramente quegli anni sono stati anni decisivi nella consapevolezza. Tu hai citato Libera, Libera è la nostra famiglia, noi ci sentiamo fortemente legati a Libera, organizziamo i campi estivi, facciamo attività costantemente Sì, collegate. Pietro, infatti proprio su questo volevo chiederti, questo tipo di sensibilità come poi viene tradotto da pietra di scarto? Sì, viene tradotto sostanzialmente su due livelli. Uno è il riutilizzo di questo bene confiscato, che non è soltanto un riutilizzo simbolico,
Quando siete arrivati oggi avete visto un po' di ragazzi che sono con noi a lavorare, sono ragazzi che vengono da percorsi di fragilità a diversi livelli. Noi ci chiamiamo pietra di scarto non a caso, ci chiamiamo pietra di scarto perché siamo convinti che qualsiasi siano gli scarti umani ritenuti tali dalla società possono avere in sé dei talenti straordinari, basta soltanto dargli quell'opportunità di ripresentarsi alla collettività con nuove aspirazioni. E noi siamo quella possibilità, noi diamo quella possibilità, ma lo facciamo usando una leva straordinaria secondo noi per quanto riguarda il riscatto e anche la lotta alle mafie, che è quello del lavoro. Il lavoro è uno strumento decisivo per il riscatto delle persone. Se i beni confiscati rimanessero esclusivamente simboli, sarebbero bellissimi comunque, ma rimarrebbero non efficaci rispetto all'incidenza sui propri territori. Noi siamo molto convinti del fatto che i beni confiscati debbano avere un'incidenza chiara sui territori in cui insistono. E per esempio la possibilità di sviluppare occupazione sostenibile per chi ha sbagliato, per chi ha avuto difficoltà nella vita e si ritrova ad avere una nuova opportunità, non lo diciamo noi, lo dice la Costituzione, è un elemento decisivo e salvifico non soltanto per quelle storie, ma per l'intera comunità. Una comunità che si riappropria dei suoi cittadini, che ritornano a mettere un segno più sul bilancio dello Stato pagando le tasse, diventando persone che vivono del proprio lavoro, è un vantaggio che fa il bene dell'intera comunità e non solo di quelle storie. E poi c'è un altro livello, che è il livello del coinvolgimento e dell'animazione di chi viene qui e ci incontra, come stai facendo tu oggi, e ascolta la nostra storia ma vive la nostra realtà. A tal proposito volevo proprio chiederti, la domanda emergeva pure visitando il vostro sito, il sito web molto interessante, volevo chiederti, dietro l'azione pratica c'è un'attività di progettazione e di formazione, credo sia importante anche questo, no? I ragazzi che lavorano con voi nei campi o non so, nel laboratorio, hanno comunque, ricevono anche una forma di formazione, quindi tornando al discorso di prima, di educazione alla legalità. Esattamente, assumono delle competenze che sono un altro elemento importantissimo. Il nostro lavoro è un lavoro di consapevolezza, di percorso comune, nel senso che noi non giudichiamo chi viene qua, non ci interessa che cosa ha fatto prima di essere qua, ci interessa il percorso che fa con noi, lavorando con noi. Noi non facciamo, non realizziamo una forma di vendetta rispetto a questi ragazzi facendoli faticare, facendoli lavorare 10 ore al giorno, no, noi facciamo vedere esattamente che cosa vuol dire vivere una dimensione di cooperativa, cioè di mutualità, quindi di aiuto, e la capacità di mettersi in prima persona in gioco rispetto alla propria esistenza. Tu parlavi di legalità, sì, noi educhiamo alla legalità, ma soprattutto educhiamo alla giustizia sociale. Noi diamo l'idea chiara che la giustizia sociale è l'obiettivo. Le leggi le fanno le persone, noi seguiamo le leggi perché è giusto, ma ci sono anche leggi sbagliate, la nostra storia ce lo dice. Quindi l'obiettivo è, le leggi devono fare il bene della collettività, se questo non funziona c'è qualcosa che non va, ma noi lavoriamo per raggiungere un obiettivo ancora più chiaro, che è quello della giustizia sociale. Oltre la legalità c'è il senso di giustizia, mi permetto di dire, il contesto è quello giusto, che in realtà è la giustizia una categoria evangelica e non la legalità. Certo. Pietra di scarto per questo, ci rimanda a qualcosa che è anche proprio del nostro mondo. Come sì. Mai pietra di scarto? Pietra di scarto nasce dal 1996, la nostra cooperativa nasce nel 96, l'anno prossimo festeggeremo i nostri 25 anni di sana follia, e nasce dall'idea di un salmo biblico, se non mi sbaglio il salmo 191, può essere? Forse, boh, non lo ricordo a memoria. È un salmo comunque bellissimo, che ha questo verso, quello che si legge normalmente a Pasqua, che dice: la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Noi andiamo sicuramente nell'ottica evangelica dal punto di vista del senso, ma la superiamo nella voglia di rendere anche questa frase una frase eretica per certi aspetti, quindi di sovvertimento dello status quo. Ascoltiamo quotidianamente affermazioni che dicono che chi sbaglia deve essere buttato in carcere, no? Lasciate in carcere, buttare via la chiave,
è un'affermazione che va molto in voga soprattutto verso un certo stile di politica. A noi interessa altro, a noi interessa, come ti dicevo prima, applicare il dettato costituzionale e quindi dire che chi ha sbagliato non ha sbagliato per sempre. È possibile dare una nuova opportunità. Pietro, in questi anni avete trovato delle difficoltà, ma credo anche che ci sia stato qualcuno che vi ha sostenuto. E in tal senso cosa puoi dirci? Ma assolutamente sì. Quando siamo arrivati qui nel 2010 non c'era assolutamente nulla di quello che tu hai potuto vedere e visitare. Anzi, c'era un grande senso di abbandono e di solitudine per certi aspetti. Però noi abbiamo un verso che ci sta molto a cuore, che è un verso di Danilo Dolci che dice ciascuno cresce solo se sognato. E noi quel sogno ce l'avevamo, cioè avevamo il sogno di vedere questo posto così come sta diventando. Ma i sogni non si possono realizzare da soli, c'è sempre bisogno che qualcuno lo sogni con te quel sogno. E con noi l'ha sognata sicuramente la nostra famiglia di Libera, sin dall'inizio. Proprio partendo con l'intitolazione del bene a Francesco Marcone, questo si chiama Laboratorio di Legalità Francesco Marcone, che è una delle mille vittime di mafia di questo paese. E poi sicuramente un'altra grande mano ce l'ha data Banca Etica, con il suo sostegno rispetto a progettualità attivate. Siamo diventati poi soci nel tempo di Banca Etica, ma anche la stessa fondazione legata alla Banca Etica, la Fondazione Finanza Etica, è sempre al nostro fianco, come tante altre realtà poi di questo territorio, ma anche tanti cittadini, tante persone che hanno cominciato a vivere questo posto, a sentirlo come proprio, perché poi è così, ricordiamoci sempre che i beni confiscati sono beni pubblici collettivi, di appartenenza collettivi, noi li gestiamo ma non ne siamo proprietari. Proprietaria è la collettività, è la città, e questo è meraviglioso, fare un servizio per la collettività, perché le mafie hanno tolto alla comunità e i beni confiscati si restituiscono alla comunità attraverso progetti che fanno il bene della stessa comunità. È il momento del tutorial. Pietro, quale conoscenza volete trasmetterci? Mi sembra di aver compreso chi vuoi presentarci. Vi voglio presentare una persona molto importante per questa realtà, e si chiama Giuseppe, è un amico d'infanzia, ci siamo conosciuti tanti anni fa, giocando a calcio nei lunghi pomeriggi d'estate, poi le nostre vite sono un po' separate, la mia dico sempre è stata quella di un percorso netto che mi ha portato poi alla laurea, a sposarmi, a avere figli, a avere un mutuo anche. E poi invece ci siamo rincontrati nel 2012 dopo tanti anni, la sua vita era stata un po' più travagliata della mia, era passata per situazioni di fragilità, situazioni di difficoltà, ha fatto un'esperienza in comunità molto importante, ci siamo ritrovati, lui si affacciò a chiedere la possibilità di lavorare proprio nel 2012, avevamo da poco preso in gestione i beni. Eravamo a ottobre, cominciava la raccolta delle olive e ci chiese se era possibile venire a lavorare. Noi gli diciamo assolutamente di sì e da allora non solo Giuseppe non è più andato via, ma oggi è vicepresidente della cooperativa e soprattutto è la persona che coordina l'attività con tutti i ragazzi in pena alternativa o in affido dal tribunale, quindi è diventato un punto di riferimento assoluto anche per chi prova, come fece lui un po' tempo fa, a rimettersi in discussione, a rimettere in gioco la propria vita. E con lui adesso andrete a scoprire gli innumerevoli misteri e segreti del pomodoro. Quindi vi lascio a Giuseppe e al suo pomodoro. Come dice sempre Pietro, la testata d'angolo dei costruttori scartata diventerà... No, la pietra scartata dei costruttori diventerà testata d'angolo. Beh, io mi sento così perché nel 2012 che sono entrato in comunità sono diventato proprio, diciamo, il punto di riferimento per quanto riguarda
la cooperativa, per quanto sia per i terreni, perché gestisco tutti i terreni, e sia per tutti i ragazzi in affidamento in pena alternativa che abbiamo. Dico questo perché? Perché io ho avuto un passato un po' difficile, una storia tra una vita, anzi, tra storia, alcol, droga e relazioni un po' pericolose. Questo mi ha portato a bruciare un po' tutte le relazioni che avevo, sia con la mia famiglia, sia con la mia attuale compagna e tutto. E dopo 6 anni di comunità sono riuscito a capire qual era la mia grande difficoltà, e così nel 2012 ho incontrato di nuovo sia Pietro che Vito. Loro sono uno è presidente della cooperativa, Vito è consigliere. Ho chiesto di lavorare in cooperativa e ci trovavamo nel periodo quando raccoglievamo gli olive, e da lì è nato tutto. E dal 2012 adesso mi ritrovo qui a dirigere il laboratorio. Poi, oltre agli olive Bella di Cerignola da tavola, noi facciamo anche passata, ciliegino, datterino, e come vedete alle mie spalle, sabato sono arrivate le prime macchine per mettere in atto già da quest'anno il nostro opificio. È stato tutto ristrutturato, a breve arriveranno anche le altre macchine e da lì partiremo con una nuova avventura. E adesso vi parlerò di come si evolve una pianta di pomodoro. Allora, qui stiamo vedendo delle piante di pomodoro, e per fare una pianta di pomodoro e farla crescere bene, oltre a questo vanno via, soprattutto per una pianta di pomodoro, vanno 90 giorni. Noi prepariamo bene il terreno sotto, perché facciamo concimazione organica. Una volta che facciamo la concimazione organica, usiamo la pacciamatura con il tubicino dell'acqua. La pacciamatura è bio, a base di mais, perché poi è biodegradabile, e aiutiamo la pianta a crescere con dei prodotti bio e soprattutto con un bel po' più di acqua, perché la pianta del pomodoro ha bisogno di tantissima acqua. Noi stiamo quasi ai 60 giorni che hanno queste piante, e già tutti i palchi di sotto, tutti, sono già diventati tutti rossi. La pianta è fatta a palchi, primo palco, secondo palco, terzo palco, e la maggior parte di quelli di sotto sono tutti rossi già, come vedete sono già tutti rossi. Che succede? Che noi a giorni incominceremo a raccogliere tutti i pomodori rossi. Man mano che cresce la pianta, il secondo palco e il terzo palco diventano rossi, continuiamo a raccogliere. Perché raccogliamo solo esclusivamente i pomodori rossi alla pianta e non facciamo come fanno tutti quanti gli altri, sbattere le piante nei cassoni? Perché prima di tutto cerchiamo di recuperare più prodotto possibile, perché se tu raccogli il rosso e lasci il verde, dai il tempo di maturare anche quell'altro. Se invece tu raccogli tutto, è normale che poi quello verde va a scarto e non serve più a niente. Questo è quello che noi facciamo. Soprattutto diamo anche più manodopera, perché assumiamo più ragazzi che vengono a lavorare.
tutto questo verrà tramutato in passata, pomodoro, il ciliegino, il datterino, tutte le referenze che noi abbiamo e che facciamo. Oltre a questo, noi poi, come vi ho fatto vedere prima, abbiamo l'oliva da tavola, che questa è una bella di Cerignola, questa qui. E niente, per portare così un buon ulivo ci vuole soprattutto una buona potatura, perché è importante, e una buona concimazione, perché queste olive diventano moltissimo, diventano tantissime grandi e noi le trasformiamo, siamo nel disciplinare della DOP e è sempre un prodotto bio. Rieccoci, bella testimonianza anche quella di Giuseppe, molto interessante anche quello che ci ha raccontato. E siamo alle battute finali, non posso che ringraziare Pietra di Scarto, Pietro, Giuseppe, anche i vostri collaboratori che abbiamo conosciuto, incrociato, anche se non sono apparsi e che credo siano parte di questa Certo, realtà. assolutamente. Non so Pietro se vuoi aggiungere qualcosa. Ma io, visto tutto quello che abbiamo detto, faccio sempre un invito a non perdere mai la voglia di raggiungere i propri obiettivi e i propri sogni. Come hai potuto capire dalla nostra chiacchierata, l'elemento del sogno per noi è un elemento importante. Ai ragazzi, soprattutto ai giovani che ci guardano, dico: non smettete di sognare, non vi fate distruggere i sogni. Se c'è qualcuno che vi dice che non valete niente, non ci credete, avete tutte le potenzialità per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, ancora più belli se sono obiettivi collettivi e non esclusivamente personali.